animali della fattoria. Combatteremo nell'arena da gladiatori. E guardiamo lo spettacolo dei rapaci. Tranquilli, c'è tutto a Roma World. È il parco a tema dell'antica Roma. Bravo! Prendi i biglietti sul sito romaworld.it. Papà, e ci fermiamo a dormire in tenda? Va ora in onda. L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. Rubrica settimanale che amplifica le voci ed accende i fari sui protagonisti degli altri sport che rappresentano degnamente la nostra città. Conducono Vincenzo Imperatore e Marcello Altamura. Eccoci qua, ore 21 circa, buonasera da Radio Amore. Che bello ritrovarci negli studi dopo circa un anno e mezzo, con alla regia sempre Peppe Mojito. Siamo, come abbiamo detto, su Radio Amore. Io sono Vincenzo Imperatore e quello che avete appena ascoltato è il raglio di un asino in mezzo ai suoni. Raglio dell'asino in mezzo ai suoni, che dà il titolo alla trasmissione, questo modo di dire napoletano che evoca appunto la figura del mulo in mezzo alla festa del paese, con la banda che suona, che impazza perché è confuso da tanto rumore. In questo caso, perché l'abbiamo chiamata la trasmissione L'asino in mezzo ai suoni? Perché l'asino frastornato, diciamo così, è il tifoso di uno sport della nostra città, non il calcio, che tra social network, siti, giornali online e stampa tradizionale si trova spesso in mezzo ad un vuoto o ad un'approssimazione di fonti di informazione che spesso giocano il ruolo di elemento di confusione, appunto, più che di aiuto per poter conoscere le vicende di una squadra della città, col nome della città. In questo viaggio, quest'anno, quindi, dove parleremo di tutti gli sport della nostra città, tranne che del calcio maschile, mi accompagnerà il mio compagno di banco, Marcello Altamura, di Cronache di Napoli, nonché, ci tengo a sottolinearlo, autore di bellissimi libri, e tra poco ne uscirà uno molto molto interessante, poi casomai più tardi lo accenneremo. Ciao Marcello. Buonasera a tutti, e se mi vedete non solo rosso della camicia e rosso in viso, è perché Enzo mi ha fatto arrossire facendomi tanti complimenti, e lo ringrazio veramente. Bene, stasera partiamo con il calcio femminile. E non potevamo non parlare del Napoli Calcio Femminile, squadra che milita nella Serie A del massimo campionato della Lega, e avremo un po' di ospiti di questa bellissima realtà che onora, ripeto, i colori azzurri e il nome del Napoli. Ci tengo a sottolineare una cosa, Marcello, ci sono tante realtà sportive nella nostra città, ma io quando ascolto o leggo Napoli, poi Napoli Basket, Napoli Calcio Femminile, sì, come dire, ho una sensazione di gioia maggiore. Può esserci anche una squadra della città che ha un nome un po' diverso. All'epoca della famosa sfida tra canottieri Napoli, esatto, e Posillipo, benché fossi sempre felice delle vittorie del Posillipo, ma quando vinceva la canottieri per me era una cosa diversa, perché la canottieri Napoli, l'identificazione con la, sì, città, utilizzando il nome della città. È identitario il termine, la città, il nome della città è un'identità, è una bandiera, e noi sentiamo in questa città molto forte, noi napoletani, questo senso di identità. E quindi, se dobbiamo parlare di calcio femminile, parliamo del Napoli Calcio Femminile. Il primo ospite è il presidentone del Napoli Calcio Femminile, Lello Carlino. Poche parole per presentare Lello Carlino, soggetto economico nonché fondatore del gruppo Carpisa, orgoglio nel mondo dell'imprenditoria napoletana. Tra i pochi rappresentanti della borghesia imprenditoriale, insieme ad altri che anche nel calcio Napoli, insomma, ci mettono un bel po' di soldini, che si impegnano nello sviluppo di fenomeni sportivi e sociali della nostra città. Benvenuto, presidente. Ciao, buonasera. Però inizio subito con una polemica con te. Perché, dimmi. Perché io, lo sai, ero sponsor all'epoca del Posillipo, ma noi siamo Posillipo Napoli, non siamo Posillipo, quindi o Cannottieri Napoli, era un grandissimo derby,
gli amici della Cannottieri all'epoca ne hanno prese in vasca. Sì, parecchio, parecchio. Scudette, una Coppa dei Campioni, quindi Posillipo e Napoli, sicuramente, sto scherzando, però premesso oggi che abito anche a Posillipo, quindi mi sento un posillipino, Doc, anche se all'epoca veramente facevamo un grandissimo lavoro come sponsor con i vari presidenti che hanno succeduto al Posillipo, che è un circolo alla pari della Cannottieri, anzi vorrei veramente rivedere gli antichi fasti di entrambi i circoli, perché oggi purtroppo la pallanuoto si è trasferita al nord e qui stiamo facendo fatica addirittura a mettere i ragazzi in vasca, quindi in vasca, mi sì. auguro, è vero. Era un'occasione veramente, perché quando parliamo di sport minori, lì veramente hanno, i ragazzi fanno tanti sacrifici, c'ho tanti amici sia in vasca oggi che allenatori, mi farebbe piacere che qualcuno investisse anche in questi sport minori. Ne parleremo tantissimo nel corso di questa annata anche della pallanuoto napoletana. E ritornando a noi, presidente diretto, quali sono gli obiettivi del Napoli Calcio Femminile sportivi? Guarda, tu lo sai, chi mi conosce sa che io non mi piace mai dire io mi voglio salvare o voglio partecipare. Purtroppo ci ritroviamo in qualcosa che nessuno poteva immaginare tanti anni fa. Quando abbiamo iniziato il 2004, eravamo forse l'unico capoluogo di provincia che faceva la Serie A nel 2007-2008. Addirittura arrivavamo quinti in quel campionato, quando veramente il calcio femminile era poco conosciuto. Ci siamo ritrovati di nuovo in Serie A dopo la retrocessione in Serie B, con 3 campionati vinti, ma non avevamo mai immaginato che ci trovavamo con i grandi club che hanno il maschile alle spalle e essere la Cenerentola in questo grandissimo campionato di visibilità che oggi è massima, perché sta su Division, sulla 7, su Sky, e addirittura la cosa più bella è che dopo questa pandemia nel nostro campo di Cercola quest'anno stiamo vedendo tanti tifosi che ci seguono, e credo che questo per queste ragazze che fanno tanti sacrifici è la cosa più bella, perché loro chiedono sì il professionismo, ma soprattutto essere viste. Però non mi hai risposto agli obiettivi. E gli obiettivi li dico, perché quando io dico voglio vincere, poi c'è Gianluca Monti, lo so che sta in collegamento, dice che devo volare basso, perché lo scorso anno ero partito per un premio scudetto e mi stavo l'ultima giornata rischiando di retrocedere. No, ma io rimango sempre della stessa opinione, perché questo è uno sport bellissimo, dove sicuramente il budget sta aumentando anno per anno, però è ancora qualcosa con una società come la nostra, con tanti presidenti, perché io veramente lo dico all'infinito, sono il presidente di tanti presidenti, con questo Azionato Popolare Diffuso, che fosse il mio grande successo personale, di essere riuscito a mettere insieme tanti imprenditori di livello, e questo già è un grande traguardo, per far sì che uno può avere anche un po' di ambizione, dire a 3 anni ti porto lo scudetto a Napoli a femminile, e lì Carlino sarebbe l'uomo più felice al mondo, perché lo dico sempre, io questo o da sponsor o da presidente lo faccio solo per un unico obiettivo, è la passione, e quando c'è passione non ci sono traguardi che non si possono raggiungere, però sappiamo benissimo che diventa sempre più difficile e la lotta è sempre più impari. Quest'anno dobbiamo sicuramente rimanere in Serie A, dove retrocedono in 3, e cercare poi con le nostre giovani interessantissime che quest'anno abbiamo in squadra, addirittura già 3 in odore di nazionale, under 17 e under 19, far sì poi che il nostro vivaio, dove l'altro presidente del settore giovanile, Alessandro Maiello, sta facendo un grandissimo lavoro, possiamo sia per lo settore giovanile sia per delle giovani italiane di prospettiva di nazionale, far sì che poi con 4-5 straniere di livello superiore possiamo raggiungere questo traguardo che tutti noi presidenti, dico io, vogliamo che Napoli finalmente abbia uno scudetto al femminile, sarebbe un sogno. Non lo nominiamo, ha ragione Gianluca Monti, ma abbiamo capito insomma qual è il progetto almeno nei prossimi 2-3 anni del Napoli Calcio Femminile. Marcello, a te. Sì, allora facciamo così, faccio una citazione di Totò, perché le domande cattivelle passano a 2, come le pizze di Peppiniello, no? In miseria e nobiltà. Però ti faccio subito quella che hai tu stesso generato quando hai parlato del maschile, delle società che hanno alle spalle la squadra maschile. Perché, se magari non si può realizzare questa sinergia,
perché è difficile realizzare questa sinergia di blocco tra il calcio maschile e il calcio femminile a Napoli? Ma la sinergia, le proprietà sono sicuramente differenti. Io mi sono sempre reso disponibile a parlare col presidente del Napoli, De Laurentiis. Abbiamo avuto dei colloqui anche con l'entourage del Napoli maschile. Noi siamo aperti a tutti, visto che è un azionato popolare, chiunque può entrare in questa società, quindi non sono un presidente padrone, mi fa piacere solo allargare questo azionato per essere una società ancora più forte e andare sul mercato i prossimi anni, di fare il nostro mercato forte per portare giocatrici importanti a Napoli. Questo è l'unico scopo che noi abbiamo. Poi sicuramente se invece si fa sport per fare altro, non è l'ambiente adatto per imprenditori che vogliono speculare su quello che è uno sport che per me rimane sano, leale, di fair play. Mi sta piacendo tantissimo sia con l'Inter sia con la Fiorentina il grande rispetto verso i tifosi avversari, cosa che purtroppo al maschile non vediamo da anni. Questo è stato uno dei motivi che mi ha fatto allontanare dagli stadi, che l'ultima partita che andai, la finale di Coppa Italia, ne ho viste di tutti i colori, sembrava di andare in guerra. E questo credo che forse è qualcosa che la federazione deve ragionare per far sì che dopo questa pandemia si ritorni a vedere le partite in trasferta. Davvero, che bello. Siccome, come dire, è stato abbastanza chiaro, definito nella strategia, diciamo così, e nella definizione degli obiettivi nei prossimi 2 o 3 anni, Presidente, le volevo chiedere quanto dista il raggiungimento rispetto all'obiettivo massimo di successo che non nominiamo? È solo una questione di investimenti o anche di competenze? Mi spiego meglio, perché una volta Fassone, l'ex direttore sportivo del Napoli, mi disse che l'equazione più spendo, più competenze ho, non è sempre perfetta. Cioè non è che se spendo tanto riesco ad avere i migliori, soprattutto a certi livelli, diciamo così, meno alti, chiamiamoli così. Cioè lui era all'epoca era passato dalla B alla A, era il primo anno di A, per motivi professionali ci interfacciamo, e mi fece questa considerazione. Dice: a certi livelli gli sport, diciamo così, come il calcio femminile, può essere considerato un livello di sostegno finanziario simile a una B, una C, ma ci ritorniamo tra poco. Diceva: non sempre se spendo tanto riesco ad avere competenze. È un problema di investimenti, è un problema di ricerca di competenze, è un problema di pianificazione giusta in uno sport nuovo come il calcio femminile. Credo che il femminile sia uno sport per tanti nuovo, anche per gli addetti ai lavori, per i direttori sportivi. Infatti, perché non c'è una storicità dove tu puoi andare a prendere magari qualche allenatore che ha vinto delle coppe dei campioni, degli scudetti, lo possiamo prendere solo all'estero. In Italia ne abbiamo pochi di allenatori che possono oggi stare in Serie A, quindi è tutto un movimento in crescita. Però io nel femminile, mentre il maschile credo che sia ormai proibitivo per i piccoli club vincere uno scudetto perché c'è una differenza di budget notevole, io nel femminile ci credo ancora. Non so per quanto possa durare ancora questo fatto, però sono convinto che con le competenze, con l'organizzazione, con uno staff superiore alla media, per me si può ancora sognare di vincere qualcosa anche a Napoli, essendo un piccolo club, ma non siamo così piccoli, perché il budget si è quadruplicato rispetto agli anni addietro, noi ci siamo sul pezzo. Poi sicuramente cambierà tutto con questo professionismo, perché è alle porte, dove sicuramente avremo un budget ancora più elevato, perché le giocatrici avranno un minimo salariale, però dobbiamo aspettarci poi degli introiti diversi, secondo me, sia dalle televisioni, Liga, da tutto ciò che ci e da soprattutto dagli sponsor, che non ci dimentichiamo che ormai sulle maglie ce ne stanno tanti. Prima al femminile io ho iniziato con Carpisa Yamamai, i miei brand. Oggi per la troppa folla sulla maglia ho dovuto togliere anche i miei marchi dopo 15 anni di calcio femminile, ma perché guardo sempre gli interessi della società, di questo club che è rappresentato da tanti di noi, e non ho mai fatti discorsi impropri io ho solo questa passione. Voglio vincere, voglio fare una società forte e portare qualcosa di importante qui a Napoli, ma anche a livello di calciatrice. E credo che a breve Gianluca Monti una ce l'annuncerà, che credo che sia una giocatrice importantissima che farà la differenza quando scenderà in campo. Prima di andare in pubblicità, Presidente, veloce,
budget investimenti di una società di calcio femminile. E oggi varia dai 600-800 mila euro fino addirittura ai 4-5 milioni di euro. Perfetto, quindi la distanza, diciamo così, tra una società che si deve salvare, una società che punta a vincere, in termini di investimenti sta in questo range. Credo che oramai anche da quest'anno la maggior parte sono oltre il milione. Perfetto, 2 minuti di pubblicità e ritorniamo subito. Non si muova, Presidente. No, mi muovo. State ascoltando? L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019. È sotto gli occhi di tutti. La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla, neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato. Le campagne radio sono ripartite, come il traffico. Cosa aspetti? La radio accelera la ripartenza, la radio rende. È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Tenetevi pronti! L'offerta sarà magnifica! Da Euronics Gruppo Tufano fino al 15 settembre ti aspettano i Magnifici Tech! Acquista un prodotto di almeno 599 euro e scegli uno dei prodotti magnifici ad un prezzo mai visto! LG Smart TV Ultra HD 55 pollici può essere tua a 299 euro! E ricorda, puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2022! Euronics Gruppo Tufano, per te! Siamo i magnifici! Da Tufano Gomme c'è una grande novità. Presso le officine di Arzano, Casandrino e Interporto di Nola è possibile trasformare la tua auto diesel in GPL. Così potrai ridurre le emissioni e risparmiare sul carburante. Tufano Gomme Arzano, Casandrino e Interporto di Nola offre anche servizi di meccanica leggera, carrozzeria, revisione per auto e moto fino a 35 quintali, noleggio breve e a lungo termine. Tufano Gomme. Al servizio di chi guida. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amara, più dolce sono chi, ma piccia la bocca mi fai consumà, ma mi metto geni e cantà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag, azz, è pure saporito. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli, telefono 081 587 50 41. hotelsalus.net. State ascoltando L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta all'asino in mezzo ai suoni. Stiamo parlando con il presidente Lello Carlino del Napoli Calcio Femminile, ma al telefono abbiamo anche Melanie Quenrat. Spero di aver pronunciato bene il nome, centrocampista del Napoli, che inizierà insieme a noi questo percorso di conoscenza più approfondita. A proposito, non abbiamo scelto il martedì come giorno per fare l'asino in mezzo ai suoni perché vogliamo costringere, convincere ed essere convinti dagli appassionati degli altri sport a seguirci, evitando l'alibi c'è la Champions in TV. Quindi se proprio tu sei un tifoso di calcio femminile, il martedì ci seguirai anche se c'è la Juve in televisione. Motivo se in tu più. Sei un appassionato di calcio a 5, avrai un motivo in più per seguirci il martedì. Bene, Marcello, a te. Allora io salutiamo Melanie, sì, ciao sì, Melanie. Esatto. Che ci buonasera sente. A tutti. Ciao, ciao. Buonasera. Allora, parto con una domanda per Melanie. Tu hai giocato al Bayern Monaco, quindi una squadra
un club blasonato e soprattutto un club, la squadra femminile, aggregata al maschile. Che differenza c'è in questa, diciamo, da questa realtà a questa realtà italiana, non specificatamente il Napoli, ma alla realtà del calcio femminile italiano? Quali sono le differenze che saltano poi all'occhio a un atleta professionista come te? Beh, io ho fatto i giovanili al Bayern Monaco e lì ovviamente ho potuto soffrire di tutte le strutture della squadra maschile. Avevamo un campo d'allenamento bellissimo d'erba col riscaldamento sotto, quindi anche tutto l'inverno quando nevicava potevamo allenarci sull'erba, e avevamo una palestra grande con tutti gli attrezzi e il reparto medico, tutto da usare dai maschi. Quindi molto 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 professionale. Il presidente ti sta ascoltando e ci ha promesso che a breve troverai a Napoli anche una struttura simile, che è il sogno di creare una cittadella, insomma, dello sport, con l'aiuto anche delle istituzioni, non lo dimentichiamo, perché poi affidare solo agli imprenditori lo sforzo immane di tenere una squadra in Serie A, e anzi avere anche questi obiettivi di vertice, è quasi un'utopia se non si associano anche le istituzioni in questo. Melanie, io volevo chiederti una cosa in relazione al fatto che ormai un dato oggettivo consolidato che il calcio femminile è più aperto e poco convenzionale rispetto al calcio maschile. Quindi ti farò una domanda non di quelle solite, ne ho sentite e viste tantissime e lette tantissime. Perché non hai fatto danza da bambino? Oppure non si rovinano i capelli a lavarli così continuamente? Domande che, come dire, ghettizzano invece uno sport che è molto più aperto e poco convenzionale. E a tal proposito volevo parlarti di un fenomeno, quello dell'omofobia, che è un fenomeno di cui si parla tantissimo, nei confronti del quale invece il calcio femminile ha avuto un approccio, diciamo così, evoluto e culturalmente intelligente. Ancora oggi nel calcio maschile si fa fatica ad individuare calciatori omosessuali. Nel calcio femminile c'è invece un dichiararsi, un fare outing molto molto più semplice. A cosa è dovuto secondo te? A cosa è dovuto? Probabilmente esiste anche nel calcio maschile, però siccome sono molto molto più in TV, sulle social, e si tratta di tantissimi soldi, tanti hanno paura di perdere lo loro stato che hanno attualmente, vergogna. Mi piace sentire anche l'opinione del presidente al riguardo. Ma io credo che le donne hanno un coraggio diverso dagli uomini, ci mettono sempre la faccia, questo vale anche per le ragazze che giocano a calcio, se le vedi non fanno mai una finta di un fallo o di un rigore che non c'è. Qui c'è lealtà massima ad oggi, perché forse non ci sono ancora tanti soldi in palio, e spero che questi principi rimangano, perché loro giocano a calcio per passione. E hanno un coraggio incredibile, perché hanno giocato in tempi non sospetti, quando magari tantissimi genitori, soprattutto qui nel centro-sud, non volevano che le figlie giocassero a calcio. Siamo ancora lontani dal nord, però ci stiamo arrivando, perché vedo tantissimi genitori oggi vengono a vedere le nostre ragazzine al campo, le seguono in trasferta. Prima addirittura avevano proprio vergogna che le ragazze giocassero a calcio. Quindi la dice lunga, siccome la donna ha sempre una marcia più degli uomini, quindi questi argomenti li trattano in maniera più passionale, più veritiero, e non si nascondono mai. Vai, Marcello. Allora, faccio la domanda cattiva di qui sopra. Allora, al presidente. Al presidente. Sempre al presidente.
Beh, al presidente. È al presidente. Dopo la facciamo anche a Melanie una poi, cazzuccia. Voglio fare solo una parentesi sulla struttura, sì. Perché sapete benissimo in questi anni come abbiamo girato per la Campania, fortunatamente ospitati da Barra, oggi a Cercola, perché i campi non sono omologabili in Campania. Questo è un problema anche dopo l'Universiadi che non abbiamo risolto, ma non solo per il calcio. Per il mio amico Grassi, che sta facendo anche lui grandissimi sforzi per la pallacanestro, dove sono anche io il primo tifoso, quindi sugli impianti siamo un po' tutti in queste condizioni, chi fa imprenditoria e fa sport, perché non ci sono neanche terreni disponibili per costruire, oppure se ci sono chiedono dei prezzi che sono fuori mercato. Però io vorrei ritornare dove abbiamo iniziato, al Collana, che c'è stato scippato, e spero che veramente con il prossimo sindaco si possa riallacciare quel rapporto, tutte le società che hanno vissuto il Collana per tanti anni, e ritornare a quel bando vinto da noi e poi rigettato da un cavillo burocratico, e si è visto come è andato a finire. Credo che le ragazze meritino di giocare in un grande stadio a Napoli, se no sarebbe, ecco, andiamo sulla discriminazione, perché io l'ho fatto presente anche alla presidente Mantovani, che non capisco perché qualche partita il comune di Napoli, è vero che l'ha data in affidamento a De Laurentiis, ma perché o la nazionale o qualche partita importante dove il Napoli non giocasse, perché non possiamo essere noi ospiti di questo stadio bellissimo e far sì che il movimento cresca. L'abbiamo chiesto più di una volta, ci è stato negato dicendo che il campo si rovina, lascia dei dubbi al sottoscritto. Ci ritorneremo sull'argomento, speriamo che il prossimo sindaco sia un po' più deciso a far sì che qualche partita o al Collana ritorniamo dove abbiamo iniziato, oppure addirittura al San Paolo, sarebbe un sogno. E noi sosterremo questa iniziativa, presidente, per quanto ci è possibile, perché il Napoli deve giocare a Napoli e deve giocare in quella struttura. Immaginate, Collana... fra tre domeniche avremo Napoli-Juventus, anzi no, abbiamo Napoli-Milan, Juventus-Napoli a Torino, però sarebbe bello, ecco, al girone di ritorno, una partita così importante, vederla al San Paolo. Bene, bene. Certo. Allora, faccio la domanda cattivella, non cattiva. Mi domandano in tanti, e io me lo domando, Lello Carlino, un imprenditore di successo, un imprenditore di statura internazionale, decide di investire sul calcio femminile. Perché il calcio femminile e non piuttosto il basket? E cito non a caso il basket, perché tu sei stato sponsor con il Napoli Basket di Maione, e ce li ricordiamo bene quegli anni. Io credo che il Carpisa Chiama mai sia stata sponsor quasi di delle espressioni sportive della città. È vero, però col marchio Carpisa, insomma, si è scritta la storia dello sport cittadino. Perché il calcio femminile? E ti chiedo anche... magari ti ha spinto a questa cosa anche uno slancio visionario, cioè magari tu hai immaginato uno sviluppo di questo sport negli anni? Allora, diamo il merito a chi ha avuto questa nel 2004. Questa idea era di Italo Palmieri, Palmieri, che è fratello di mio cognato Carlo, e disse: ma io ci credo molto che nei prossimi anni il femminista Italo, ma tu che dici? Poi, andando a vedere le prime partite, mi sono appassionato, perché veramente, mentre vedevo sul maschile le varie cose che non funzionavano, vedevo il calcio di 40 anni fa nel femminile, e lo sto vedendo crescere, lo sto vedendo con gli stessi valori. Allora un presidente come me non fa fatica a sostenerlo, perché per me lo sport è educativo, educazione, fair play, rispetto per gli avversari. Fin quando sarà così, io ci sarò sempre per il femminile. Poi magari se ci fanno fuori perché siamo un piccolo club e vogliono il maschile alle spalle per un fatto di soldi o di altro, allora a quel punto Carlino, insieme ai suoi soci, dirà arrivederci e grazie. Però in questo momento stiamo reggendo bene anche a livello finanziario. Se continuiamo così, con questo aumento di capitale, possiamo reggere al professionismo. Le strutture, cioè, qualcuno ci deve dare una mano sicuramente, perché anche i terreni, dovunque andate, non sono edificabili per quello che riguarda gli stadi o i campi, però noi ce la mettiamo tutta, per pura passione. Nessuno di noi prende stipendi, abbiamo tanti ragazzi che vengono a lavorare tutto il giorno solo per la passione,
e questo fa la differenza con i club del nord, che magari ancora lì iniziano già a parlare di stipendi elevati anche delle calciatrici rispetto alle nostre. Però io ho voluto, tramite Nicola Crisano, che poi è quello che trasmette alle ragazze e a tutto lo staff quello che sono i miei ideali, io dico sempre: Napoli non si tradisce. Lo scorso anno qualcuno l'ha fatto proprio per il denaro, oppure perché avevano dei club maschili alle spalle. Io questo non lo tollero più. Chi viene a Napoli viene con la voglia di far bene qui in città, attaccamento alla maglia, ma soprattutto non deve venire qui con l'idea di dire: mi faccio un anno, sono di passaggio e l'anno prossimo ne vado a Bayern, alla Juve, all'Inter. Non sono queste le calciatrici che vuole Lello Carlino, vuole un attaccamento. E una di queste me lo sta dimostrando e me l'ha dimostrato, che è la Goldoni. Io l'ho detto in conferenza stampa: ripartiamo dalle quattro che hanno scelto Napoli, che sono la Deppi, la Goldoni, Popadinova e la Paolo Di Marino, che rimane il nostro punto di riferimento a Napoli, che è stata più di 10 anni con noi. Bene, allora proprio in relazione a questo ultimo, diciamo sì, ultima riflessione che ha fatto il presidente Carlino, torno da Melanie Querrat, perché volevo chiederle, proprio in relazione al fatto di cui discutevamo poc'anzi, forse non era ancora in collegamento Melanie, che ricordiamo è un centrocampista del Napoli calcio femminile, si parlava del pericolo, tra virgolette, dell'arrivo del professionismo nel calcio femminile. E a tal proposito volevo chiederti: qual è l'impegno tipico di un atleta oggi nel calcio femminile? Quanti allenamenti, quante ore di impegno? Cioè, hai anche la possibilità di fare altro, quindi di svolgere la tua professione, di fare il tuo lavoro, o il calcio ti prende totalmente? Beh, noi ci alleniamo tutti i giorni, a parte un giorno che abbiamo libero, poi ce ne sono giorni in cui facciamo doppio allenamento e più la partita il sabato o la domenica. E tra gli allenamenti è anche importante rispettare i tempi di recupero, c'è tempo per studiare. Però bisogna essere molto molto disciplinato. E io ho fatto la triennale dello management dello sport e è stato molto molto impegnativo col calcio insieme, però è fattibile. E ormai con tutti gli allenamenti che facciamo, che con gli impegni, video analisi, è impossibile avere un lavoro accanto al calcio. Praticamente no. Significa, presidente Carlino, che siamo, come dire, di fronte a un professionismo camuffato al momento, cioè manca solo, diciamo così, un'ufficializzazione, ma per essere un atleta, per fare la Serie A almeno del calcio femminile, devi essere una professionista. Devi pensare di poter dedicare, come dire, le tue energie psicofisiche esclusivamente all'impegno calcistico. Sì, sicuramente sono professioniste già dall'anno scorso, anche in Serie B hanno le stesse ore di allenamento e le problematiche sono le stesse. Quindi io lo dico sempre: ben venga il professionismo, ma no, che non deve essere a discapito delle piccole società come le nostre. L'ho sempre detto. Io una domanda volevo fare a Melanie tramite voi. Presidente. Gliela faccio tramite voi. Quante partite il presidente del Bayern ha visto del femminile? Bellissimo. Questo è bello. Quante partite? Il presidente del Bayern, quante partite è venuto a vederti, a vedere e a vederti quando stavi al Bayern? Se sono sincera, poche. Bene. E questa è la differenza tra Carlino, piccolo presidente, con i grandi presidenti. Ma questo succede anche, gliel'ho fatto di proposito. Questo devono capire le ragazze che vengono a Napoli, che qui noi lo facciamo per una passione propria, non lo facciamo per apparire o per fare altro. Io vado a vedere gli allenamenti, lei lo sa, le seguo, facciamo anche delle serate insieme. Qui è una famiglia e questo, ecco, può fare la differenza con i grandi club, questa famiglia unita, questa passione che noi riusciamo a trasmettere insieme al mio staff a queste ragazze. Perché andare al Bayern, andare al Manchester sicuramente è qualcosa di importante per le ragazze, però questa familiarità, questo affetto, credo che lo trovano solo a Napoli.
Sì, presidente, tu rimani ancora con noi, siccome sappiamo che Melanie ha un impegno. Io prima di passare al secondo blocco di pubblicità, poi dopo, ripeto, il presidente rimane con noi insieme a Gianluca Monti, ne vedremo delle belle. A Melanie volevo fare una domanda diretta. Chi vincerà il campionato, Melanie? Secondo me quest'anno non tocca alla Juve. Sulla Roma. Ok, ultimissima domanda: per quale squadra di calcio maschile tifi? Sono tifosa del Napoli, ovviamente. Se l'è cavata, presidente, se l'è cavata. Un saluto Melanie, a presto, in bocca al lupo, ci vediamo tra poco dopo un piccolo stacco pubblicitario. State ascoltando? L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. Tenetevi pronti! L'offerta sarà magnifica! Da Euronics Gruppo Tufano fino al 15 settembre ti aspettano i Magnifici Tech! Acquista un prodotto di almeno 599 euro e scegli uno dei prodotti magnifici ad un prezzo mai visto! Qualche esempio? Comfy lavatrice 5 kg, 1000 giri, può essere tua a 99 euro! E ricorda, puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a gennaio 2022! Euronics Gruppo Tufano, per te facciamo i magnifici! Da Tufano Gomme c'è una grande novità. Presso le officine di Arzano, Casandrino e Interporto di Nola è possibile trasformare la tua auto diesel in GPL. Così potrai ridurre le emissioni e risparmiare sul carburante. Tufano Gomme Arzano, Casandrino e Interporto di Nola offre anche servizi di meccanica leggera, carrozzeria, revisione per auto e moto fino a 35 quintali, noleggio breve e a lungo termine. Tufano Gomme, al servizio di chi guida. Caffè, caffè. Che sì, quando si amara, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumare. Ma metto geni e cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli, telefono 081 587 50 41. hotelsalus.net. State ascoltando? L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. Siamo di nuovo in diretta qui all'Asino in mezzo ai suoni con Marcello Altamura, l'ospite della nostra trasmissione di oggi, il presidente Lello Carlino del Napoli Calcio Femminile, e in diretta abbiamo Gianluca Monti, responsabile comunicazione della società, che ci ha preavvisato che ha soli 10 minuti a disposizione, quindi presidente, tu rimani in linea con noi fino alla fine della trasmissione, ma noi bombarderemo Gianluca di domande in questi 10 minuti. Ciao Gianluca, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti. Se Lello mi sente, saluto anche lui virtualmente, ovviamente vista la lontananza. Ciao Gianluca. Ciao Press, un abbraccio. Allora, Gianluca, parto subito con te, con una domanda, perché sei un osservatore speciale tu del calcio femminile, per due motivi: perché sei stato l'ex addetto stampa di una società di calcio maschile, come la Juve Stabia, sei stato giornalista alla Gazzetta dello Sport, quindi da questo punto di vista, come dire, sei un osservatore privilegiato per rispondermi a una domanda, perché hai fatto sia il giornalista sia ora sei dall'altro lato come addetto stampa. Com'è l'approccio dei colleghi al calcio femminile? Noti differenze nel linguaggio, nella predisposizione delle analisi, delle domande? Allora, sono molto soddisfatto dal punto di vista dei colleghi che ci seguono, nel senso che davvero sono calati nella nostra realtà, quindi
sono abituati a vedere partite, ragionano con parametri diversi, che sono quelli con i quali bisogna rapportarsi al calcio femminile. Io ho fatto un po' di fatica all'inizio, poi Lello lo sa, mi sono innamorato delle nostre ragazze, faccio ancora magari un po' di fatica per quanto concerne l'evento gara, perché magari il calcio femminile ha altre caratteristiche rispetto a quello maschile, però nel racconto, che è quello che poi interessa ai comunicatori, esatto, come il sottoscritto, il calcio femminile racconta storie meravigliose che tante volte meritano di salire agli onori della cronaca, e non succede spesso, ragione per cui vi ringrazio anche dello spazio che ci dedicate. Chi però comincia a seguire il calcio femminile si affeziona al calcio femminile, perché si affeziona a queste storie, a queste ragazze, a quello che loro rappresentano, e ripeto, è come se guardasse lo stesso film, perché poi sempre di calcio stiamo parlando, però da un'angolazione diversa, e quindi lo racconta come chi guarda un film da un'angolazione diversa, magari con maggiore attenzione ai dettagli e con meno cura rispetto magari ad altri aspetti, quindi alla tattica, anche perché no al gesto tecnico, ma concentrandosi di più su quelle che magari sono le emozioni che le ragazze trasferiscono. Perfetto, all'analisi molto molto centrata. Voglio solo informarti, Gianluca, che questo non sarà uno spazio una tantum, ma noi ogni martedì, dopo un paio di settimane, due o tre settimane, in cui faremo una panoramica approfondita su ciascuno degli sport, degli altri sport della nostra città, ogni settimana affronteremo, e spero che ci darete opportunità, come dire, di interfacciarvi, affronteremo il tema della giornata, quindi il risultato della giornata, faremo una panoramica sulla posizione, sulla situazione in cui si trova il Napoli calcio femminile. Vuol dire semplicemente che vi innamorerete anche voi di quello che le ragazze vi racconteranno, perché magari andranno anche oltre il risultato della partita. Bene, Marcello, a te. Allora, innanzitutto un abbraccio a Giallo. Perché... Ciao, prof. No, un abbraccio a te. Senti, volevo dirti, effettivamente il calcio femminile è in espansione, però tu pensi che magari un personaggio, un Cristiano Ronaldo e un Leo Messi al femminile possano trainare? Io faccio così, ricordo per esempio Mia M, no? Calciatrice americana, che era un personaggio, faceva pubblicità, no? Personaggio sportivo più globale. Potrebbe servire questo, un personaggio che fa da traino a questo mondo del calcio femminile? Allora, Lello, che tu ben conosci per il suo trascorso come main sponsor del Napoli Basket, perché la Carpisa era il Napoli Basket, come piace anche chiamarlo a noi che siamo un po' anziani, no Marcello? Assolutamente. Sa bene quanto il basket avesse bisogno di personaggi, no? Per cui Mike Pemberty ha rappresentato certamente un personaggio per quella Carpisa, Walter Berry per il Napoli Basket di Nicola De Piana ha rappresentato un personaggio che è andato a travalicare un po' quello che era poi anche il risultato della squadra, per quanto i risultati della Carpisa Napoli Basket furono eccellenti. Credo che da questo punto di vista Lello anche quest'estate abbia cercato di portare a Napoli altre figure così trainanti. Lo scorso anno ha fatto un gran colpo da questo punto di vista con Eleonora Goldoni, che ci ha aiutato tanto dal punto di vista della comunicazione, con i suoi tantissimi follower, con la sua attenzione al sociale, con tutto quello che lei rappresenta per il Napoli femminile dal punto di vista mediatico. Quest'anno è arrivata una calciatrice argentina, Jimena Blanco, ne sta per arrivare un'altra, almeno dal punto di vista ufficiale, perché già si allena con noi da qualche giorno, che si chiama Soledad Aimes. Per esempio Soledad giocava nel Santos, ha fatto lì qualcosa come 62 gol con, voglio dire, una maglia super prestigiosa. Un'argentina che viene a giocare a Napoli, che ha fatto due gol con la maglia del Santos, già dovrebbe rappresentare di suo un personaggio trainante. Era il nome a cui faceva riferimento in apertura di trasmissione il presidente? Sì. Penso proprio di sì. Quello che mi chiedo io è se il pubblico italiano è pronto eventualmente a ricevere l'arrivo di un Cristiano Ronaldo, di un Messi al femminile, cioè se siamo già pronti per questo tipo di discorso, perché altrimenti c'è il rischio che arriva la grande stella straniera, passa e non ce ne accorgiamo, e ad oggi il calcio italiano
femminile è rappresentato essenzialmente dalle calciatrici della nazionale, no? Giacinti, Girelli, Linari e quante altre. Credo che forse il movimento deve crescere ancora un po' per accogliere una grande straniera che magari nel loro avvino porterà al Napoli. Ma posso fare una domanda a te Giallo, ma anche al presidente? Il fatto che il campionato di Serie A femminile vada in diretta su Sky aiuta questa cosa, questo processo, diciamo, di sdoganamento del calcio femminile? Parto io, ti dico, quest'anno sì. È sulla 7, quindi addirittura in chiaro. Ah, sì, okay. E questo dovrebbe rappresentare un valore aggiunto dal mio punto di vista, perché dovrebbe allargare il pubblico del calcio femminile. Il calcio femminile, secondo me, deve essere un po' quello che è stato il rugby con il Sei Nazioni, cioè qualcosa che abbraccia un pubblico che non necessariamente è il pubblico del calcio, che non necessariamente quindi è il pubblico tra virgolette dei malati, passatemi il termine, tanto tra quelli ci sono anche io, perché se vuole diventare realmente popolare ha bisogno di aumentare la sua fetta di appassionati. Secondo me in questo senso la 7 può rappresentare una svolta, perché appunto non è visto soltanto come Sky magari dagli affezionati del football, ma può essere visto anche dalla massa, magari può avere la figlioletta che può interessarsi al mito tra virgolette Girelli, Bonansea, di cui parlavo in precedenza, e avvicinarsi alla pratica di questo sport. Ecco, quindi è un allargamento di orizzonte. Presidente, tu che ne pensi? Sì, sicuramente fa bene al movimento, ma fa bene anche i risultati della nazionale, che quest'anno c'ha anche le qualificazioni mondiali. Sapete bene che poi il movimento cresce lì quando ci sono risultati a livello mediatico, li riscontriamo poi noi nei club. Io proprio per questo, queste due argentine che abbiamo quest'anno, la cosa che più mi ha colpito è che loro sono volute venire a Napoli per il trascorso di Maradona. Hanno voluto subito essere regalata la maglia numero 10 di Maradona. Loro per me è stato un motivo di orgoglio, perché mentre una Bonetti ha rifiutato di venire a Napoli e ha preferito andare all'Inter, oppure una ex calciatrice come la nostra, cresciuta nel Napoli, una nazionale che si professa innamorata del presidente, innamorata di Napoli, poi alla fine, all'ultimo momento, se ne è voluta andare alla Roma, che è Valeria Pironi, e la dice lunga su come noi dobbiamo lavorare su questa passione che deve essere triplicata rispetto ai club che hanno il maschile, che ad oggi ci sono anche delle scelte di questo genere. Allora, io voglio fare una domanda al mio compagno di banco, perché questa è una cosa, sì, beh, voglio rompere un po' gli schemi, me lo permetti? E voglio parlare, e voglio sapere di più da te, di un'iniziativa editoriale che sta partendo molto e ha suscitato tanta curiosità, a me per primo, Sport del Sud. Giusto? Sì, Sport del Sud. Che cosa è questo progetto e che cosa, ecco, la molla emozionale, voglio chiamarla così. Sì, mi fai un cross, perché Sport del Sud sarà il giornale degli altri sport della Campania, quindi non solo del calcio. Abbiamo già stabilito, i ragazzi hanno già stabilito un contatto con Gianluca per la cronaca della settimanale della partita. Sport del Sud per il momento, perché la testata Sport Sud è ancora registrata, mentre il marchio lo abbiamo registrato noi come Sport Sud, non era ancora registrato. È un'iniziativa editoriale nata da un'idea che il sottoscritto durante il lockdown ha prodotto insieme a Francesco Piccinini, ex direttore di Fanpage, e insieme a delle penne, di assoluto valore come Darwin Pastorin, Roberto Beccantini, Fabio Monti, Luigi Guelpa e anche il nostro Mimmo Carratelli. Ci siamo chiesti, ma questi ragazzi, i tanti ragazzi che
si avvicinano a me per motivi professionali, perché ho una convenzione con l'Istituto sul Rosso, lo bene in casa, ai giornali per altri motivi, che si avvicinano e che vogliono fare i giornalisti, ma c'è talvolta tanto spazio. Abbiamo aperto questo dibattito e abbiamo detto, beh, c'è spazio per fare il giornalista imprenditore, e quindi abbiamo consegnato chiavi in mano, anche con l'aiuto di alcuni imprenditori napoletani, un giornale a 10 ragazzi, quindi sarà gestito da 10 ragazzi che partono con quest'idea di un giornale che abbia anche, come dire, la connotazione di essere un giornale partecipativo, sull'esperienza di Agora Vox, questa iniziativa editoriale francese. Daremo spazio alla voce dei tifosi che possono diventare, tra virgolette, redattori del giornale. Parleremo tanto degli altri sport e parleremo del Napoli calcio femminile in maniera sistematica. Ritorniamo a loro, perché siamo in chiusura, ma credo che dobbiamo salutare Gianluca. Gianluca, ci sei ancora o devi scappare? No, ci sono. Ci sei ancora. Una domanda a te. In termini di sviluppo del movimento, quindi del movimento calcio femminile, l'idea di avere un riferimento fisso nelle televisioni, siamo passati da Sky alla 7, speriamo che come dire, ci sia continuità, fa bene o no? Cioè, passare dalla pay per view a un canale in chiaro significa, come dire, dare un bel contributo al movimento, o i presidenti, e qui faccio la domanda a cui mi deve rispondere poi successivamente il presidente Carlino, preferivano una pay per view perché qualcosina, insomma, di introiti insomma, arriva da una pay per view in maniera più consistente? No, io credo che poi su questo livello sarà più preciso, ma il contributo poi alle società, che non è un contributo così alto ovviamente come quello che aveva il maschile, è lo stesso. Non credo sia cambiata la cifra che viene restata dal broadcaster che quest'anno trasmette le partite, che nel caso di specie è la 7 e non è più Sky. Dicevo prima, sicuramente di un pubblico diverso, quello di la 7 rispetto a quello di Sky, magari anche meno appassionato per certi aspetti, ma questo può rappresentare un vantaggio per il calcio femminile. In linea generale, io dico, magari ci sono alcune partite di calcio femminile che non sono particolarmente spettacolari, ma ce ne sono altre che meritano davvero di essere viste. Ne dico una: noi abbiamo perso anche male, tra virgolette, a Roma, quindi può sembrare un controsenso, ma alcune giocate delle calciatrici della Roma sono state davvero pregevoli. Alcune giocate del nostro centro avanti contro la Fiorentina, della greca Deppi Chardi-Nicolau, sono state davvero pregevoli. Quindi dal punto di vista tecnico qualche spunto interessante c'è. Resto convinto che soprattutto oltre all'evento gara, attorno al calcio femminile, dal punto di vista mediatico, vada costruito un grande racconto, che è quello che nel nostro piccolo proviamo a fare. Lello lo sa, io lo ringrazio sempre da questo punto di vista, perché mi ha dato la possibilità di raccontare queste ragazze per quello che sono dentro e fuori dal campo, perché poi sono calciatrici a tutti gli effetti, ma sono anche ragazze che hanno un vissuto particolare, soprattutto quello della generazione che oggi arriva a giocare in Serie A, perché è una generazione che ha sofferto tanto, ha sofferto in termini di parità di genere, ha sofferto in termini di violenza morale per affermarsi, autodeterminarsi come calciatrici, e anche per affermare e autodeterminare la propria sessualità in molti casi. E quindi credo che ci sia molto da vedere di questo calcio femminile, ripeto, da vedere in campo, perché il gesto tecnico è molto migliorato, ma soprattutto da vedere fuori dal campo per quello che concerne i valori sani di cui queste calciatrici in qualche modo si fanno portatrici e che loro rappresentano con assoluta fierezza. Bene, Gianlu, ti salutiamo, ti aspettiamo quando vuoi il martedì all'Asino in Mezzo ai Suoni. Daremo ampio spazio al calcio femminile e vi promettiamo a te, al presidente, di essere quando prima sul campo per vedere il nostro Napoli, che tra l'altro ha vinto, ecco. Prima partita, esatto. Avete portato fortuna da quando ci siamo messi d'accordo perfetto. Una bellissima partita di quelle sofferte che piacciono al presidente Carlino. Abbiamo vinto 1-0 contro neanche, come era
com'era quando la Fiorentina ha sbagliato il rigore del pareggio. immaginiamo con rete di Arianna Cutti. Sì, Arianna Cutti. Che abbiamo vinto 1-0 contro la Fiorentina e abbiamo cancellato, come dire, il segno zero dalla casella delle vittorie. Chiudiamo, salutiamo Gianluca. Ciao Gianluca, alla prossima. Grazie, ciao Gianluca. Chiudiamo con il presidente. Cosa chiediamo al presidente Marcia? Voglio fare il romantico, no? Il Napoli femminile è una realtà, però è una realtà che è trainante ed è emergente. Però io dico, è un sogno questo, magari, perché le attività imprenditoriali e le attività imprenditoriali, gli imprenditori che si impegnano nello sport, non possono fare corona in questa città e rendere tutti più forti, tutte le discipline più forti. Mi stai provocando tantissimo. Facciamo rispondere il presidente poi. No, lo sapete, ho fatto della mia vita le sinergie, le società, io tutto ciò che ho fatto nella mia vita l'ho fatto sempre insieme agli altri, perché sono convinto che solo così si possono combattere le potenze internazionali, lo strapotere economico dei club, soprattutto al maschile, che oggi hanno tantissime finanziarie americane, cinesi. Quindi noi su questo puntiamo sicuramente. Io sono aperto veramente a tutto per far sì che questo club cresca. Mi posso fare da parte in qualsiasi momento, perché è giusto che anche un presidente venga alternato da tanti presidenti che rappresentano questo club. Rimango sempre il tifoso, rimango sempre quello che segue il calcio femminile, però non è che devo fare per forza il presidente, perché è giusto che ogni tre anni venga eletto un nuovo presidente, in base anche ai risultati che un presidente ottiene, perché poi la responsabilità è sempre del sottoscritto verso i soci, perché quando si vince sei bravo, e come al solito quando si perde è sbagliato a prendere l'allenatore, è sbagliato il team manager, è sbagliato quella calciatrice. È una responsabilità enorme, perché se sbagli col tuo portafoglio è una cosa, se sbagli con quello degli altri diventa un po' più pesante, è un fardello. Però lo facciamo con uno spirito amichevole, di crescita. Quest'anno a breve avremo uno sponsor importantissimo che metteremo sulla maglia e l'annunceremo, spero, la settimana prossima. E questo, poi tu dici le televisioni, gli introiti. Io credo che il femminile, essendo uno sport tra virgolette giovane, si potrebbe vivere solo se avessimo delle strutture tipo il Collano con 10.000 spettatori, con gli incassi che andremo a fare, anche con un costo minimo di 10 euro ci basterebbe per un anno intero, cosa che mentre al maschile ormai gli incassi sono poca roba rispetto a quello che è il budget. A noi sarebbe pane quotidiano, quindi, ma non solo per un fatto economico, proprio il fatto di vedere che il movimento è cresciuto e che la gente ha voglia di vedere calcio femminile, e questo alla fine sarebbe il coronamento di un sogno di tutti noi che abbiamo fatto tanti sacrifici dal lontano 2004. Una bella indicazione anche in termini, come dire, di gestione del bilancio. I ricavi da stadio per il calcio femminile sono determinanti, mentre nel calcio maschile non lo sono più, e quindi a maggior ragione dobbiamo sostenere la... E noi fino allo scorso anno abbiamo fatto sempre ingresso libero, poi quest'anno anche per motivi di Covid, di certificazioni, dobbiamo farlo per forza. In uno stadio così importante dobbiamo assolutamente fare i biglietti, ma sicuramente a dei prezzi accessibili. Non facciamo pagare la curva 50 euro, questo mai. Bene, presidente, è stato un grande piacere averti qui ospite. Grazie a voi. Ti coinvolgeremo spesso, e se portiamo bene, visto che siamo napoletani e scaramantici, qualche altro invito ti arriverà a brevissimo, perché, come diceva Gianluca, il nostro coinvolgimento ha portato la prima vittoria del Napoli. Siete molto in sintonia con noi, perché Radio Amore, con l'amore che noi ci mettiamo tutti i giorni per questa squadra, siamo in perfetta sintonia. 105.8. Grazie, presidente. Buona serata a tutti. Noi ci vediamo martedì prossimo e affronteremo il discorso sul calcio a 5 o sul basket. Dobbiamo ancora decidere. Sì. Ok, buona serata a tutti. Buona serata. Avete ascoltato? L'asino in mezzo ai suoni, dall'altro lato del calcio. Rubrica.
settimanale che amplifica le voci ed accende i fari sui protagonisti degli altri sport che rappresentano degnamente la nostra città. In onda tutti i martedì alle ore 21.